Buonasera, riprendiamo anche quest'anno con le conferenze del martedì che abbiamo anticipato di mezz'ora. L'abbiamo voluto intitolare Tra labirinti e biblioteche e fare oggetto della riflessione, della presentazione, qui come dice il sottotitolo, per chi volesse vi sono i dépliants, i grandi libri della tradizione cristiana. Un piccolo accenno per chi non lo conoscesse al nostro centro fede e cultura Alberto Hurtado, che è intitolato ad un nostro padre, al padre Hurtado, che in un certo qual modo ha rivoluzionato l'azione sociale ed ecclesiale del Cile. È vissuto 51 anni, ma ha, come dire, preso in mano l'azione cattolica, l'attività sociale, le povertà del Cile, ed è intervenuto su di esse, intervenendo anche su quello che era l'attenzione degli intellettuali, fondando anche una rivista che intercettasse il bisogno che anche la cultura avesse un nutrimento nuovo. Ecco, il centro è intitolato a lui perché in un certo qual modo, non dico si ispira, ecco, questo possiamo dirlo, si ispira. Non riusciamo forse a raggiungere tutto ciò che il padre Hurtado ha proposto, però come ispirazione e traino, ecco, diventa per noi un'occasione anche per riflettere sul nostro modo di intervenire sulla cultura. Noi normalmente accanto alle conferenze abbiamo due itinerari, e qui il dépliant li descrive. Uno, scuola Sinderesi, che parla del discernimento cristiano sulle sfide sociali contemporanee, ed è quest'anno dedicato alla conoscenza dell'Africa. È normalmente dedicato a persone che prevalentemente fino ai 35 anni, perché ci sembra che sia quella la fascia che abbia più bisogno di essere, come dire, stimolata a conoscere, non a presumere, ma a conoscere, per poter poi parlare in modo consapevole. E l'altro itinerario, che è la scuola Macrotimia, la quale poi è strutturata al suo interno su un itinerario di più tappe: la prima introduzione generale all'Antico Testamento, introduzione al Nuovo Testamento, poi introduzione alla pratica teologica, cioè al modo in cui la teologia è nata. La teologia è nata non dai principi in modo deduttivo, ma dalla riflessione sulla realtà, illuminata poi da quello che è l'apporto, la scrittura, la tradizione della comunità, della Chiesa che si va facendo lungo la storia. E poi, in collaborazione con la Facoltà di Scienze Sociali, vi è un'altra proposta, Leaders, Diploma in Leadership and Management. Cosa offre questa scuola? Cosa offre questo diploma? Un ripensare a un termine che oggi va per la maggiore, ma sul quale vi sono tante interpretazioni divergenti. Cosa vuol dire per un cristiano essere leader? Cosa vuol dire? E qui credo che l'apporto, prima di tutto, di quella che è la nostra storia, di quelli che sono stati all'interno della comunità cristiana coloro che hanno svolto questo compito per la crescita degli altri. E poi cerchiamo di coniugarlo in quelle che sono le varie sfaccettature che abbiamo individuato: la leadership nella Chiesa e nella tradizione della Compagnia di Gesù, nella società, nella nostra autorità, potere, la capacità di poter declinare questi vari termini, e poi anche vedere come questo gioca all'interno delle relazioni con le imprese, la gestione e lo sviluppo delle risorse finanziarie. Ecco, tre itinerari. Però continuiamo anche in quello che è il nostro cammino fondamentale con le conferenze del martedì, che dicevo quest'anno le dedichiamo ai testi che hanno fatto il pensiero e la spiritualità cristiana. Ci sembrava utile, necessario, giusto, visto che ogni realtà nasce dalla scrittura, come dice il Concilio Vaticano II, dedicarlo appunto proprio ad un intervento del padre Sca, che molti di voi conoscono.
piccola scheda, ma proprio due righe per chi non lo conoscesse. Il padre Scà è un biblista e un teologo. È entrato nella Compagnia di Gesù nel 64, ha studiato filosofia a Namur in Belgio, teologia a Francoforte, esegesi biblica al Pontificio Istituto Biblico di Roma, dove nell'84 ha conseguito il dottorato in Sacra Scrittura ed è stato professore ordinario di esegesi dell'Antico Testamento ed è considerato, lui non vuole che lo si dica, ma noi lo diciamo lo stesso, uno dei maggiori studiosi della Sacra Scrittura. Ecco, il compito di tessere queste conferenze poi è nelle mani del dottor Ronconi, che è professore qui alla Facoltà di Teologia, oltre che nel Centro Hurtado. Il quale stasera ha un compito veramente breve, nel senso che ha già detto tutto padre Barlone, di conseguenza cediamo la parola al professor Scà perché ci accompagni in questo primo incontro che, come giustamente ha detto padre Sandro, avrebbe come tema il libro dei libri, la Bibbia, ma abbiamo chiesto a padre Scà di presentarcelo sotto un'ottica particolare attraverso un autore come Auerbach, che sta alle origini di un, come dire, qualcuno dice l'inventore della letteratura comparata o di alcuni rami della stilistica, e che aveva tra i suoi tanti apporti, ma non voglio anticipare nulla di quello che il padre eventualmente ci racconterà, anche aver offerto alla riflessione della storia della letteratura le due radici del cosiddetto realismo europeo, e una di queste due radici stava nella mescolanza degli stili del testo biblico, che paragonava una letteratura di Prodi e di Villani, se non mi sbaglio, ma semplicemente come piccola curiosità o piccolo input per offrire al padre Scà di approfondire e di guidarci nell'avvicinare questo libro. Aggiungo soltanto un'ultima cosa: il titolo di questo corso, di questo percorso tra biblioteche e labirinti, è perché, come diceva Marguerite Orsenar, avremo bisogno di biblioteche, perché fondare biblioteche è come costruire granai, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che, secondo il personaggio di Adriano della Yorsenar che conoscete, questo inverno dello spirito sembra arrivare. L'inverno non sembra arrivare, almeno dalla temperatura atmosferica in questi giorni. Su quello dello spirito potremmo discutere, però noi non siamo senza biblioteche. Siamo vicini a una delle biblioteche meglio fornite di Roma per quanto riguarda i nostri studi. Forse non abbiamo bisogno di biblioteche, ma abbiamo bisogno di persone che ci introducano nelle biblioteche, estraggano un libro dallo scaffale e ci facciano prendere confidenza con lui, col libro, così da poter continuare il discorso che questo libro ha cominciato nella penna del redattore, ma poi ha continuato anche dopo la sua pubblicazione, generando discorsi, speriamo, salutari, come quello che chiediamo di offrirci al padre Scà stasera. Buonasera a tutti quanti, grazie tante di essere venuti a sentire qualche cosa su, non esattamente la Bibbia, ma una lettura della Bibbia attraverso gli occhi di un grande personaggio, Erich Auerbach, nel suo libro Mimesis, il realismo nella letteratura occidentale. E la domanda che vorrei fare, alla quale proverò di rispondere in questi momenti che passiamo insieme, è la seguente: come mai questo libro di critica letteraria è sopravvissuto a tutte le scuole di critica letteraria per più di 70 anni? Allora, ha avuto qualche difficoltà in Germania, e vedremo per quale motivo, perché non parla di autori tedeschi, infatti, parla piuttosto di autori romanzi, cioè latini, greci, poi francesi, spagnoli e italiani, specialmente Dante, grande specialista di Dante. Studi su Dante di Erich Auerbach, no? È un classico per chi conosce la letteratura dantesca. Bene, però per esempio in Inghilterra, negli Stati Uniti, nel mondo anglosassone ha avuto molto successo, perché la prima traduzione della sua opera è una traduzione in inglese, no?
Come vedremo, dirò qualche parola sulla sua vita. Ma è andato a insegnare, infatti, negli Stati Uniti all'Università di Princeton, in New Jersey. Bene, sopravvissuto alla nuova critica, allo strutturalismo, anche al decostruzionismo e così via, no? È sopravvissuto e si continua a leggere e a insegnare Erich Auerbach, anche passiamo all'ultima scuola di critica letteraria in lingua inglese, Reader Response, cioè is there a text in this class? Che c'è un testo in questa classe? No, ci sono soltanto lettori, infatti, no? È il lettore che costruisce il significato. Erich Auerbach è sopravvissuto persino a questa tendenza. Ha avuto un po' più difficoltà in Francia, perché in Francia c'è sempre un monopolio, no? È il paese di Napoleone, quindi fanno un po' la terra tabula rasa di tutte le cose, quindi ha avuto un po' di... E l'ultima traduzione è stata in lingua europea, quella in francese. Però non di meno, nonostante lo strutturalismo e altre scuole, Erich Auerbach è letto anche nelle università francesi. Quindi, come mai? Come mai? Per quale motivo? Questa sarebbe la mia domanda. Allora, vorrei rispondere brevemente. Prima un piccolo cenno storico sulla personalità di Erich Auerbach. Secondo punto vorrei dire sulla sua tesi fondamentale e poi in terza parte entrerò un po' nel merito del suo libro e vorrei dire qualche cosa su almeno i primi capitoli, forse qualche cosa anche sul capitolo che lui dedica a Dante, no, dire qualche cosa sul modo di leggere di Erich Auerbach che fa il suo successo infatti. Beh, prima di tutto Erich Auerbach è nato alla fine dell'892 se non sbaglio, a Berlino, in una famiglia benestante ebraica. Erich Auerbach è un nome tipicamente ebraico. Bene, ha studiato a Berlino nel liceo classico, quindi ha studiato latino, greco, la letteratura classica e anche il francese. Era molto interessato alla letteratura francese. E poi, prima di tutto, è diventato bibliotecario a Berlino, e lì ha continuato a studiare, poi ha pubblicato e finalmente ha ottenuto una cattedra di filologia romanza all'Università di Marburgo del 1929, quindi abbastanza tardi, quasi 40 anni, no? È succeduto a Leo Spitzer. Bene. E lì a Marburg non vi dice granché probabilmente perché siete di un'altra generazione, ma Marburg è il posto dove ha insegnato un grande esegeta del Nuovo Testamento, Rudolf Bultmann. E lui è stato in contatto, era un collega di Rudolf Bultmann, qui ha dialogato con Rudolf Bultmann e probabilmente alcune idee di Rudolf Bultmann si ritrovano anche nella sua lettura del Nuovo Testamento, perché nonostante fosse ebreo, conosce bene il Nuovo Testamento e il suo secondo capitolo è dedicato a una scena del Nuovo Testamento, del Vangelo di Marco, cioè il tradimento o il rinnegamento di Pietro. Uno di questi ebrei colti, la Germania pre-nazista, che conosce anche bene il Nuovo Testamento e ne parla senza critica, non c'è nessuna nota polemica. Sembra essere anche un cristiano, poi legge tutta la letteratura patristica, parla di Sant'Agostino, Origene, Gerolamo, come se fosse a casa sua. Ecco. Evidentemente era ebreo e perciò è dovuto fuggire la Germania nazista e ha trovato rifugio a Istanbul, in Turchia. E lì si è ritrovato, piccolo ufficio, ha continuato a insegnare la letteratura romanza a Istanbul, però non disponeva di biblioteche, era la guerra pure. Quindi
È lì che ha scritto dal 42 al 45, 46 questi due volumi, senza biblioteca e con unica biblioteca la sua memoria, o quasi unicamente la sua memoria. E se ne spiega evidentemente. Comunque, il libro è stato pubblicato in tedesco, scritto dal 42 al 46, pubblicato la prima edizione in tedesco in Svizzera, a Berna. Come detto, dopo la guerra è andato a insegnare negli Stati Uniti in inglese, dove è morto negli anni 50, ecco, no? Quindi ha insegnato ancora una buona decina di anni all'università di Princeton, New Jersey. Bene, fa un percorso interessante attraverso tutto, se vogliamo, no, parlo adesso di questo libro, un percorso attraverso la letteratura occidentale, paragonando i diversi grandi opere, specialmente qui è un grande specialista della letteratura paragonata, no? Spesso mette insieme due personaggi. Il primo capitolo paragona un testo di Omero, l'Odissea, no? Il riconoscimento, cioè l'incontro di Ulisse con Ericlea, la sua balia, e il sacrificio di Isacco, il capitolo 22 del libro della Genesi. Il secondo capitolo è un paragone fra una pagina di Fortunatus Arbitro, no? E una pagina del Vangelo. E l'ultimo capitolo è un paragone fra Virginia Woolf e Marcel Proust, ecco, no? Un francese e una inglese. Beh, se volete sapere, vi do qui l'elenco, sono una ventina di saggi, una ventina, proprio 20 saggi. E così, per avere soltanto un'idea, no? Un elenco è sempre un po' fastidioso, però almeno così sappiamo di che cosa si parla. Primo capitolo, Cicatrici d'Ulisse, Odissea e Genesi 22. Secondo capitolo si intitola Fortunata, è una delle donne messa in scena nel Satiricon di Petronio Arbitro, no? E poi parla anche di Tacito, il primo capitolo delle Annali, il Vangelo secondo Marco, capitolo 14. Bene, il terzo capitolo è l'arresto di Pietro Valvomeres, no? Nel Res Geste del Divi Augusti di Ammiano Marcellino. Sicario e Cramenzindo, Historia Francorum di Gregorio di Tours. La storia dei Franchi di Gregorio di Tours, questo quarto capitolo. Passiamo alla Chanson de Roland, un canto di Orlando, uno dei più vecchi testi della letteratura francese, la nomina di Orlando a capo della retroguardia dell'esercito franco. Beh, sesto capitolo, la partenza del cavaliere cortese, Ivan il cavaliere del Leone, Chrétien de Troyes. Come vedete siamo quasi sempre in Francia, no? Siamo ancora in Francia col settimo capitolo, Adamo ed Eva, il mistero di Adamo, Bernardo di Caravalle, Francesco d'Assisi, la leggenda seconda di Tommaso di Celano. Beh, con l'ottavo capitolo arriviamo a Dante, Farinata e Cavalcante nella Divina Commedia, nell'Inferno. Poi, qui possiamo, rimaniamo in Italia col Decameron di Boccaccio, no? Frate Alberto. Ritorniamo in Francia con Madame du Chastel, Le Réconfort de Madame Dufresne di Antoine de la Salve. Siamo ancora in Francia con l'undicesimo capitolo, Il mondo nella bocca di Pantagruele, Gargantua e Pantagruele di François Rabelais. Poi rimaniamo sempre in Francia nel Rinascimento, Michel de Montaigne, L'umana condizione. Poi finalmente lasciamo l'Europa continentale e andiamo a fare un piccolo giro prima del Brexit del Regno Unito, Il principe stanco di Shakespeare.
è una delle poche pagine dedicate a una letteratura altra che la letteratura romanza. Poi facciamo un grande passo e andiamo in Spagna. Dulcinea incantata, capitolo 14, Don Chisciotte di Miguel de Cervantes. Torniamo evidentemente in Francia con l'ipocrita Tartuffe de Molière. E rimaniamo ancora in Francia con la cena interrotta, Manon Lescaut de l'abbé Prévost, Candido di Voltaire e le memorie di Saint-Simon. Finalmente qualche cosa di tedesco, capitolo 17, abbiamo atteso e aspettato a lungo, Miller il musicista, l'intrigo e amore di Friedrich Schiller. E poi, capitolo 18, il rosso e il nero di Stendhal, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Poi siamo ancora in Francia, capitolo 19, con i fratelli de Goncourt, Edmond e Jules de Goncourt, Germini Lacerteux e Germinal di Émile Zola. Finalmente, come detto, il calzerotto marrone, Gita al faro di Virginia Woolf e Alla cerca del tempo perduto di Marcel Proust. Come vedete, predomina certamente la letteratura romanza e Erich Auerbach è stato criticato, molto criticato, specialmente evidentemente in Germania e anche negli Stati Uniti, nel Gran Bretagna, e se ne spiega alla fine dicendo: è vero che per lo più è questa letteratura che ha avuto il sopravvento per tanto tempo durante tutto il Medioevo e anche gran parte, diciamo, dell'epoca moderna, e che le letterature la Germania, avrebbe potuto parlare anche della letteratura russa, dipendono in gran parte di quello che è stato creato, inventato, ideato e realizzato dagli autori di lingua romanza, specialmente quindi in Francia, Italia e Spagna. Bene, quale è la tesi di Erich Auerbach? La tesi di Erich Auerbach è che il realismo, cioè il modo di descrivere la realtà, ha due radici. Lui è un ebreo, quindi conosce bene la Bibbia. Dice: la prima radice è certamente la letteratura classica, greco-latina, no? Ha avuto un grande influsso, specialmente perché hanno continuato a leggere gli autori classici durante il Medioevo, li hanno ricopiati e li hanno letti, no? E poi col Rinascimento, allora la lettura si è rifatta nel testo originale, certamente che ha avuto un influsso molto profondo sulla letteratura, la cultura dell'Occidente, specialmente dell'Europa occidentale, no? Durante tutto questo periodo. E continua questo. No. E l'altra radice, ecco, un'affermazione forse un po' sorprendente, è la Bibbia. La Bibbia. E non soltanto, diciamo, i personaggi, i contenuti, la proclamazione della fede, no, il modo di scrivere, quindi la letteratura biblica ha avuto un influsso sul mondo occidentale. E lì raggiunge tutta una serie di tesi che sono state scritte specialmente il Medioevo, ma non soltanto il Medioevo, ma particolarmente sul Medioevo, perché durante il Medioevo il libro per eccellenza era la Bibbia. Cioè, si imparava a leggere leggendo la Bibbia, si imparava la cultura leggendo la Bibbia. La Bibbia serviva di fonte anche per l'arte, no? Per le miniature, anche per le sculture, per la pittura e così via. Cioè, quasi tutto il mondo era attorno, cioè trovava la sua sorgente di ispirazione nella Bibbia. E quindi, dopo aver letto la Bibbia, dopo aver ascoltato la Bibbia, è certo che gli autori del Medioevo poi, no? Si sono impregnati di questo stile. E qual è la differenza allora fra lo stile biblico e lo stile del classico? Allora, questa è la tesi che riassumo brevemente, poche parole,
dice Erich Auerbach, nel mondo antico, nel mondo classico, e questa distinzione si ritrova in quasi tutta la letteratura occidentale fino al Novecento, fino al realismo del Novecento, c'è una distinzione fondamentale fra due stili. E quello è, diciamo, il contributo principale di Erich Auerbach alla critica letteraria, no? La distinzione dei stili. Allora, nel mondo antico, la distinzione appare tardi, evidentemente si ritrova qualche cosa di quello in Omero, però appare più tardi, c'è lo stile sublime e lo stile umile. Lo stile alto e sublime è quello che è riservato alla tragedia e l'epopea, mentre lo stile umile, basso, comune, popolare, è riservato alla satira e alla commedia. Torneremo su questo, la commedia divina, già nel titolo c'è qualche cosa di importante, commedia divina, unisce due elementi che normalmente sono separati. Comunque, lo stile elevato, sublime, è riservato all'epopea, è riservato alla tragedia. In questo stile i personaggi appartengono all'aristocrazia, sono re, principi, guerrieri, quindi è una letteratura anche eroica, e le azioni normalmente sono azioni eccezionali, cioè sono prodezze militari, grandi battaglie, basta ricordare l'Iliade, no? I grandi personaggi dell'Iliade appartengono tutti all'aristocrazia, sono re, no? E combattono fra di loro. Fra parentesi, la Bibbia introduce un elemento totalmente inaccettabile e inaspettato quando descrive la battaglia fra Davide e Golia. Golia è un eroe, un guerriero che appartiene all'aristocrazia guerriera, preparato. Davide è un pastore. È impossibile immaginare qualcosa del genere nell'Iliade. Un pastore non combatte mai contro un eroe combatte con un altro eroe. Quindi c'è uno sconvolgimento totale nella Bibbia. Comunque, una parentesi, ma torneremo su questo elemento. Quindi, i personaggi appartengono all'aristocrazia, le azioni sono azioni straordinarie, prodezze eccezionali, no? Combattimenti, guerre o matrimoni fra personaggi della stessa classe. Cioè, l'Iliade anche, no? È una questione di matrimonio, di tradimento. Vabbè, comunque. E poi, come un eroe nella tragedia, nell'epopea, non chiede mai, ma che ore sono? Che cosa mangiamo a pranzo? No. E non si occupa nemmeno di suoi sudditi, non si parla mai di economia, della sorte della gente povera, no? Di questioni sociali, di sapere come vanno le cose, che tempo fa. Tutto questo non ha nessuna importanza. Cioè, un eroe non si occupa di queste cose triviali, no? Si occupa di cose molto importanti, cioè di fare la guerra, di conquistare un impero, di difendere il suo impero, no? Di trovare una sposa degna di sé e così via. Quindi sono tutte azioni di un certo livello, e tutto il resto, nello stile umile, basso e umile, invece i personaggi appartengono ai ceti sociali umili, cioè sono commercianti, sono artigiani, sono contadini, sono schiavi, sono anche massai e così via, no? Appartengono alla classe umile della società. Le azioni sono anche quelle, no? Uno si ritrova sul mercato, coltiva i campi, no? Fa gli affari, siamo in bottega, siamo a fabbricare vasi e così via. Quindi, quello è riservato alla commedia e alla satira, perché si può ridere di uno schiavo, si può ridere, prendere in giro un contadino, un commerciante, no? Un servo, non si può ridere di un re.
Quindi nella tragedia e nell'epopea normalmente lo stile è sublime e non si ride, non c'è ironia, poche eccezioni, normalmente l'ironia non c'è. L'ironia è riservata allo stile basso e umile. Lì si può ridere dei personaggi, si può ridere perché appartengono a classi inferiori della società. Poi, come detto, allora, qual è la differenza nella Bibbia? Secondo Erich Auerbach, nella Bibbia non c'è questa differenza, sparisce. Come già detto, no? Davide può combattere contro Golia, ma questo lo vedremo specialmente con i due capitoli dedicati, l'uno a Genesi 22 e l'altro a il rinnegamento di Pietro. Nella Bibbia, dice Erich Auerbach, i personaggi possono appartenere a tutte le classi della società. Cioè, non appartengono necessariamente alle classi alte della società. Abbiamo certamente i re come Davide, Salomone e poi i re liberi dei re parlano certamente di coloro che appartengono alla dinastia di Davide, le dinastie del Regno del Nord, quindi appartengono all'aristocrazia e così via. Quindi ci sono anche personaggi che appartengono all'aristocrazia. Ma potremmo dire, no, aggiungendo qualche cosa a Erich Auerbach, che si raccontano alcune cose che sono impossibili da trovare nella letteratura classica, anche del vicino Oriente antico. Per esempio l'adulterio di Davide e la condanna di Davide da parte di un profeta è qualcosa di impossibile da immaginare nella letteratura classica greca latina. Una critica così profonda di un re mostrato mentre sta commettendo un peccato e poi ordinando un delitto di far uccidere un suo ufficiale, Uria, no? Perché vuol sposare sua moglie. Questo è detto chiaramente, senza nascondere, senza nessun velo, senza nessuno schermo, senza sfumature. Quando si critica, o che ci sono critiche nel mondo antico, nel mondo classico, è perché un re è riuscito a sconfiggere un altro. Allora lì si può criticare, perché appartengono alla stessa classe. Mentre che un profeta, Nathan, possa venire e raccontare la famosa parabola, questo è tipico della Bibbia. C'è qualcuno che può dire al re quello che nessuno può dire a un re. Quindi siamo in un mondo diverso dove le autorità non sono le stesse. No? Quindi, i personaggi appartengono a tutte le classi, a tutte le classi. E prendo un altro esempio molto significativo che non c'è in Erich Auerbach, ma voglio qui soltanto illustrare la sua tesi. No, è in 2 Re 5. 2 Re 5 è la guarigione di Naaman il Siro. Ora, la guarigione di Naaman il Siro mette in scena proprio i personaggi della letteratura classica. Il re di Siria e il suo generale non più vittorioso, più successevole, cioè quello che ha avuto più successo, cioè Naaman, appartiene alla classe alta della società. Però è lebbroso, un neo. Da dove viene la soluzione? La soluzione, come vedremo, non metterà un po' di tempo a trovare la soluzione, ma la soluzione viene da una piccola ragazzina, schiava, ebrea, schiava di sua moglie. Allora, lei si trova proprio in basso alla scala sociale, e più in basso, perché è donna, giovane, straniera e schiava. Quindi abbiamo in questo versetto, nell'introduzione di 2 Re 5, i due opposti. Qualcuno che appartiene alla classe più alta e poi qualcuno che appartiene al ceto più basso della società, lo ceto infimo della società. Ora, da dove viene la soluzione?
dal basso, non dall'alto. È lei che dice: ah, sì, mio padrone conoscesse il profeta, che se è in Israele, potrebbe essere guarito. Ma evidentemente il grande personaggio della classe aristocratica deve imparare a scendere. Bene, quando viene a sapere questo da sua moglie, no? Perché la serva parla alla padrona, la padrona parla al suo marito, lui dove va? Va dal re. Dal re. Siamo nello stesso livello, la stessa classe, la stessa classe. E il re gli dà una lettera per il re d'Israele. No? Le soluzioni provengono dalla stessa classe. E arriva con tante ricchezze, ha preso, non so, oro, argento, no? E abiti, vestiti da non finire, per ottenere la guarigione. Arriva dal re d'Israele che si strappa le vesti, dice: ma come che faccio io? Posso dare la vita alla morte? No, chi sono io? Questo re di Damasco cerca querela con me per dichiararmi la guerra. Bene, quindi si vede, arriviamo in un vicolo cieco. Questa soluzione non c'è. Va a cercare la soluzione all'indirizzo sbagliato. E allora Eliseo viene a sapere la cosa, fa mandare. Lui si va a trovare Eliseo. Eliseo, quando vede avvicinare Naaman, non esce, manda un messaggero. Come mai manda un messaggero? E dice, fa dire a Naaman il Siro: allora, se tu vuoi guarire, devi scendere al Giordano e lavarti, bagnarti 7 volte nel Giordano. E lui si infuria, dicendo: da prima di tutto, questo Eliseo potrebbe venire a salutarmi, no? Sono un personaggio importante, in più ho tanti regali. No, Eliseo, il messaggio è più importante della persona. Bene, comunque, questo deve imparare. Poi si infuria, dice: ma ci sono tanti fiumi a Damasco, in Siria, avrei potuto anche lavarmi lì. Poi ho la doccia a casa, ho la bagnarola, come si dice, avrei potuto prendere un bagno lì. No, perché devo venire qui, in questo fiumicello che si trova lì? Beh, e infuriato è pronto a tornare a casa. Chi reagisce? I servi si avvicinano al bravo Naaman, gli dicono: ma sai, è una cosa semplice, perché non provare? Se il profeta ti avesse chiesto qualche cosa di difficile, probabilmente l'avresti fatto, ma è una cosa molto semplice, allora perché non fa? E Naaman è guarito perché ascolta i servi. Ricordate il centurione nel Vangelo? Io ho dei uomini, dei servi al mio ordine, quando dico a uno fa questo, fa quello, beh, un altro fa un'altra cosa e fa un'altra cosa. Qui sono i servi che consigliano al capo di fare qualche cosa e lui viene guarito perché accetta il consiglio dei servi. È lui che dà gli ordini, normalmente. No, ma sì, si rovescia la gerarchia. E quindi è un bel esempio di quello che dice Erich Auerbach nel suo libro Mimesis, cioè nella Bibbia tutti i personaggi hanno qualche cosa da dire, non soltanto quelli che per funzione, per vocazione, si potrebbe dire per mestiere, possono comandare, ordinare e così via, ma anche i servi. Anche le serve, anche le schiave straniere, come la piccola serva che è menzionata soltanto lì. Allora, piccolo trattino di stile, no? Allora, Naaman scende al Giordano, si lava 7 volte e la sua carne ridiventa come quella di un ragazzino. Allora, la soluzione è quella di una ragazzina e lui ridiventa un ragazzino, spirito di infanzia, così, quello volete, comunque rinasce nel Giordano, rinasce, e questo anche ben dimostrato dal testo, perché torna dal profeta Elisea e dice: adesso so che c'è Dio, un Dio soltanto in Israele. Quindi non soltanto è guarito ma è convertito. Ma questo è un dettaglio forse che è meno importante. Non di meno,
Nella Bibbia, quindi, i personaggi possono appartenere a tutti i ceti sociali. Cioè, nel Vangelo sono pescatori probabilmente analfabeti, no? Non appartengono ai dottori della legge, non hanno fatto l'università di Gerusalemme, non sono molto educati, sono forse poco colti, poco educati, hanno poca formazione, ma non è necessario. Sono altre qualità che sono necessarie. Quindi, i personaggi possono appartenere a tutti i ceti sociali, gli uni e gli altri. Beh. E c'è ironia dappertutto. Si può anche ridere di un re, si può ridere di qualcun altro, no? Ironia, come sappiamo, ce n'è tanta nel Vangelo di Giovanni, per esempio, no? Quindi è una cosa importante, penso, no? Prendo un altro esempio prima di arrivare agli esempi di Erich Auerbach. Un esempio molto semplice che riprendo all'Antico Testamento, no? Il capitolo 18 del libro della Genesi, che illustra benissimo quello che dice Erich Auerbach. Capitolo 18, l'apparizione di Dio ad Abramo alle querci di Mamre. No? Una scena rappresentata molto spesso nell'iconografia ortodossa, specialmente russa, no? La rappresentazione più conosciuta è quella di Rublev, no? La Trinità. Bene, allora, questo brano parla di che cosa? L'incontro con Dio. Servrebbe normalmente nella letteratura classica una scena che dovrebbe essere descritta nello stile sublime, un'azione straordinaria con un quadro molto speciale, cioè un tempio, un palazzo. No, siamo sotto tre alberi, in piena campagna, fuori. C'è una tenda, ci sono tre alberi. Cioè, una scena della vita più quotidiana, più banale, si potrebbe dire. E di che cosa si tratta? Di una scena di ospitalità, della preparazione di un pasto. Come detto, normalmente nella tragedia, nell'epopea, non si parla di che cosa si mangia a tavola. No. Ogni tanto ci sono grandi banchetti, però no. E non assistiamo alla preparazione. Ora qui assistiamo alla preparazione perché Abramo, dopo aver ricevuto i suoi ospiti, offre acqua per lavare i piedi, troveremo questo nella famosa scena di Ulisse, e poi corre alla tenda e chiede a Sara di impastare 3 misure di farina, no? Sono più o meno 45 litri di farina, comunque una bella quantità. E poi corre al gregge e chiede al suo servitore di preparare un vitello. Quindi è la preparazione di un pasto, poi arriva con un po' di latte e un po' di formaggio. Sì, è una scena di vita quotidiana. E lì, durante questa scena, che Dio, allora uno dei personaggi, no, annunzia a Abramo che sua moglie avrà un figlio e lei sta orecchiando dietro nella tenda, poi ride in se stessa, è nascosta. E poi un personaggio: ma perché Sara ha riso? E Sara dice: non ho riso. Sì, hai riso. E qui finisce la storia. Non sappiamo nemmeno come finisce, se Sara si è vergognata o meno. Ma sì, taceva, aveva un po' paura. Tutti elementi che rimangono nel retroterra, e soprattutto c'è una domanda alla quale il racconto non risponde mai. Abramo e Sara hanno riconosciuto Dio, sì o no? È Dio che apparve a loro alle querci di Mamre. La domanda del lettore, allora, lo riconosceranno o non lo riconosceranno? Non si sa. E quindi chi riconosce è lì. È il tratto tipico di tanti testi biblici, tanti racconti biblici. Siamo noi a dover riconoscere la presenza di Dio nei gesti della vita quotidiana, nell'ospitalità data a 3 visitatori che non avevano dato una telefonata, non avevano mandato un'email, arrivano all'improvviso e si prepara un pasto. Quindi Dio, la lezione è semplice, Dio può essere presente quando arrivano 3 visitatori.
è l'esperienza di Dio, è la preparazione di un pasto semplice, no? Sotto tre alberi durante un pomeriggio. Beh, quindi significa che la, prendendo un vocabolario un po' più neutro, forse un po' più secolare, significa che le esperienze più profonde dell'umanità non sono da cercare soltanto in azioni eccezionali, non sono riservate a una certa aristocrazia. Anche i personaggi più semplici, dei ceti più umili della società, possono fare un'esperienza, qui nella Bibbia, esperienza di Dio, quindi un'esperienza umana profonda. Quindi tutta la ricchezza della natura umana può essere presente in tutti i personaggi che appartengono a tutti i ceti sociali. Non sono riservati a un ceto, o un ceto particolare, e non sono riservate a azioni di un certo tipo, bene, eccezionali, no? Anche nella vita ordinaria si può vivere un'esperienza pienamente umana, con tutta la ricchezza presente nella natura umana. Bene. Quindi questa è la tesi di nostro amico Erich Auerbach, che illustra in due capitoli che adesso riassumo brevemente. Il primo, che è il più conosciuto, la cicatrice di Ulisse. Allora, la cicatrice di Ulisse è una scena che si ritrova nel libro 19 dell'Odissea. Ulisse, dopo 20 anni di assenza, finalmente dopo tante avventure, approda sull'idea di Itaca. Bene, come sappiamo è vestito da straniero, poi dopo 20 anni non si riconosce così bene, no? È uno straniero viandante e viene nel palazzo suo a chiedere l'ospitalità. Lo sappiamo, questo è bellissimo. Il primo che riconosce Ulisse è il vecchio cane Argo, perché ha il fiuto. Gli altri no. Il cane riconosce, muore subito lì sulla soglia. E poi Penelope accetta di ricevere questo bravo straniero, no? Che dice di conoscere Ulisse, quindi forse potrà raccontare qualche cosa, e chiede alla vecchia serva Ericlea di lavare i piedi di Ulisse. E allora, e questo è un tratto geniale di Omero, ci fa assistere alla preparazione dell'acqua. Ericlea prende acqua fredda, acqua calda, mescola l'acqua fredda con l'acqua calda per avere l'acqua alla temperatura giusta. E non si dica, perché descrivere questa cosa? Non ha nessuna importanza. Perché? Qual è il motivo? È semplice. Perché stiamo ad arrivare a un momento molto importante e molto emozionante anche, no? E quindi bisogna preparare il lettore, e il lettore deve avere il tempo per prepararsi a questo momento decisivo. E quindi assiste alla preparazione con la domanda: cosa accadrà adesso? La vecchia Ericlea è stata la balia, la nutrice di Ulisse. Allora, potrebbe riconoscere, lo riconoscerà, non lo riconoscerà? Sono le domande che girano nella testa del lettore mentre Ericlea prepara l'acqua. Beh. E poi comincia a lavare i piedi e si ferma. Perché? Perché ha riconosciuto sulla gamba di Ulisse una cicatrice. E lì Auerbach si ferma, perché Omero si ferma, e per 2 pagine racconta la storia di questa cicatrice. Come mai Ulisse ha una cicatrice sulla gamba? Perché quando era giovane era andato da suo zio alla caccia al cinghiale, e avevano ferito un cinghiale. Ulisse, giovane, un po' temerario, si avvicina troppo rapidamente al cinghiale, che l'ha ferito alla gamba. È stato trasportato su un letto e Ericlea ha curato Ulisse. No. Durante tutta la sua convalescenza, e quindi sa, fra parentesi, Giacobbe
capitolo 32 della Genesi, ha anche una cicatrice. Per tutta la vita ha zoppicato. È la conseguenza della sua lotta con un uomo, secondo Genesi 32, che diventa un angelo perché lui riconosce Dio. E capitolo 20 del Vangelo di Giovanni c'è qualcun altro che si fa riconoscere a cicatrici. Le cicatrici permettono di individuare un personaggio. C'è una storia unica che è rivelata dalle cicatrici. Beh, comunque, Ulisse evidentemente ferma subito Euriclea: devi tacere, non puoi dire niente, beh, se no io sarò immediatamente ucciso dai proci, no? Dai pretendenti. Non di meno, vediamo che qui Omero si avvicina abbastanza a quello che è lo stile della Bibbia, e questo è stato riconosciuto anche da diversi autori che hanno paragonato le scene di riconoscimento nella letteratura classica, Edipo Re e poi Ulisse, e le scene di riconoscimento del risorto nel Vangelo. È la lavanda dei piedi. Cioè, Ulisse dopo farà prodezze, no? L'arco e così via, no? Però il riconoscimento, una cicatrice, come il risorto si fa riconoscere anche mostrando le sue ferite, oppure spezzando il pane con i discepoli di Emmaus. Avrebbe potuto fare tanti miracoli, no, è un gesto quotidiano, non c'è niente di più quotidiano che di spezzare il pane. Ora si fa riconoscere con lo spezzamento del pane, come Ulisse è riconosciuto nella lavanda dei piedi, un gesto banale, quasi triviale comunque, però c'è un elemento che lo individua, che permette di distinguerlo da tutti gli altri. Mentre nel racconto della Genesi, poi mi fermo perché vedo che il tempo passa, non abbiamo tutti questi dettagli, tanti, no? due o tre pagine per spiegare la storia della cicatrice. Nel racconto abbiamo 19 versetti e tante cose non dette. Per esempio, no? Dio dà l'ordine a Abramo: prendi tuo figlio, tuo unico, quello che ti ami, Isacco, e va a offrirlo su una montagna. Come reagisce Abramo? Suo figlio unico, prediletto, Isacco, che significa egli ride. Come reagisce? Non sapremo mai, perché il versetto seguente dice: Abramo si alzò presto al mattino, sellò l'asino e se ne andò. Dopo 3 giorni, che cosa è accaduto durante questi 3 giorni? Non sappiamo. Tutto questo è lasciato di nuovo al lettore, che deve immaginare e forse condividere il dramma di un padre che sta per perdere il figlio che ha aspettato per tanto tempo. Breve notazione, no? Se andate a vedere, no, la glossa ordinaria, i padri della Chiesa, i 3 giorni, 2 esempi, Gerolamo, Origene. Mi direte: Origene fa belle speculazioni sul senso allegorico, Gerolamo più concreto latino. È esattamente il contrario. Per Gerolamo i 3 giorni sono le 3 età della storia della salvezza. Primo giorno, da Abramo a Mosè. Secondo giorno, da Mosè a Giovanni Battista. Terzo giorno, Gesù Cristo, il sacrificio della croce e la salvezza. Per Origene invece sono 3 giorni in cui Abramo ha dovuto soffrire nelle sue viscere perché ha viaggiato con suo figlio. E era lì vicino tutto il tempo e il suo essere di padre ha dovuto soffrire tanto. Origene. E Nicola di Lira, francescano, no, che conosceva bene anche tutta la tradizione ebraica, riprende quello a Origene e ai padri della Chiesa e anche alla
come dire, i rabbini, perché lui conosceva l'ebraico, e dice: sì, allora Abramo ha camminato con suo figlio, ha camminato, ha mangiato con suo figlio, ha dormito con suo figlio, l'ha abbracciato, lo teneva nelle sue braccia, sapendo bene che ogni ora lo avvicinava all'ultimo momento che poteva passare con suo figlio. Qui abbiamo, era un francescano Nicola di Lira, no? È morto nel 1200-1300, è stato il commentario del primo commentario della Bibbia stampato qui a Roma 1471. E quindi c'è tutta la spiritualità francescana, l'umanesimo, l'umanità, che sottolinea anche Erich Auerbach, dice che entriamo sempre di più nell'umanità, il realismo, e quello lo troviamo già in Francesco di Assisi, Nicola di Lira, che condivide con empatia e simpatia il dolore di un padre che sta per sacrificare suo figlio e fa rivivere questo ai suoi lettori. Non fa speculazioni sulla volontà di Dio così, e sul senso allegorico del sacrificio di Isacco, figura del sacrificio di Cristo. No, fa rivivere il dramma di un padre. E questo è il punto importante, sottolineato, come detto, da Erich Auerbach, ma adesso mi fermo. Grazie tante per la vostra immensa pazienza.